Arriva subito, signora. Posso entrare? Sì, quella cabina è libera. Ancora 5 minuti e le tolgo la maschera. No! Accidenti. Rex, va a prendermi i guanti. Hai capito bene, voglio i guanti. Ah, ce n'è uno solo. E dov'è l'altro? Quante volte devo dirti che in questa casa non si mangiano né scarpe, né guanti, né asciugamani, né pantofole, né... Sono stressato anch'io per il trasloco, ma non per questo mi metto a rosicchiare le tue cose. Io non ti capisco. Certe volte mi sembri un cane. Sì, sono Mose. Ciao, Richard. Senti, che stai facendo di bello? Ah, non importa. C'è un caso sospetto che ci attende in un istituto di bellezza. Sì. Il medico legale non è ancora in grado di dirci qualcosa. Sì, sì, ho già chiamato il dottor Graf. Cosa? Ma non lo so se c'è dietro qualcosa, lo appureremo insieme. Primo distretto, off gas 11. Sì, bye bye. Noi due eravamo molto amiche. In questo istituto, di solito, ci venivamo insieme. La signora Hoffner era malata. Può essere morta per arresto cardiaco. Durante questi trattamenti a volte succede. No, no, Renate era sanissima. Per questo voglio che il caso venga esaminato dalla polizia. È assurdo pensare che sia accaduto un incidente e che il mio istituto possa essere ritenuto responsabile. Voglio che sia fatta chiarezza. Che cos'è, Rex? Sei raffreddato. Deve essere l'olio del Nepal. Anche il mio cane è allergico a questa sostanza. Ah, buongiorno, signori. Ciao, buongiorno. Scusa il ritardo, ma come ti ho detto, la mia auto è dal meccanico e mi ha dato un passaggio Hollerer. Peccato che siamo rimasti bloccati nel traffico per più di mezz'ora. Roba da matti. Devo ripartire subito. Ci vediamo in ufficio. Arrivederci. Dov'è il cadavere, Richard? Ah, eccolo qui. Ah. Eh sì. Nessuna apparente lesione. Potrebbe trattarsi di un colpo apoplettico per un'ostruzione delle coronarie. Naturalmente, questa è solo la mia impressione, ora sarò più preciso. Una sua amica ha dichiarato che era sana. Beh, ad ogni modo sul collo non si vedono segni evidenti di costrizione. E anche il resto sembra normale. Ah, guarda qui. Emorragia agli occhi e anche sulla congiuntiva. Succede in caso di soffocamento. Esatto. Però non ci sono tracce di strangolamento. Saprò dirtelo con certezza solo dopo l'autopsia. Per ora posso soltanto dirti che è morta per mancanza d'ossigeno. Cause naturali o morte violenta? Escluderei le cause naturali, Richard, e credo che qualcuno abbia collaborato. Signora Wilke, dovrebbe venire in centrale. Sì. Prego, si accomodi, signora. Grazie. So che è già stata interrogata da un mio collega, ma potrebbe essere così gentile da ripetermi cos'è accaduto nell'istituto di bellezza? Sì.
Renate e io siamo arrivate lì più o meno verso le 10 e Renate si è sdraiata in una cabina, io invece sono andata nella sala relax. Era lì da sola o con lei c'erano altre signore? No, ero da sola, finché la signora Stadler non è venuta a chiamarmi, perché mica a Renate era capitato qualcosa. La signora era divorziata? Sì, lo era da anni. E il suo ex marito è un grossista di bevande. Lei dirige un'azienda, vero? L'azienda è mia. Mi scusi. Dopo la morte di mio marito ho dovuto mandarla. Di cosa viveva la sua amica? Non aveva bisogno di lavorare, se è questo che intende. Vede, il suo ex marito le passava gli alimenti. Capisco. Una bella cifra. Credo di sì. A lui non mancano i soldi. Spero non voglia alludere al fatto che io... Non penserà che abbia assassinato Renate per questo. Chi altri frequentava la signora Hoffner? Amici? Conoscenti? Se lo scopo di questa domanda è sapere se Renate avesse un amante, no. Non crede che qualcuno abbia avuto motivo di... Renate non aveva nemici, era facile andare d'accordo con lei. Eppure qualcuno l'ha uccisa. Qualcuno che conosceva la sua vita e le sue abitudini, i posti che frequentava. Noi due eravamo ottime amiche, più di questo non posso proprio dirle. Se non le dispiace, dovrei andare, mi aspetto. Forse dovrò importunarla ancora, signora. Sa dove può trovarmi. Ah, scusi. Arrivederla, signora Wilke. L'hai fatta arrabbiare. Ah. Cosa dovevo dirti? Ah, sì, ci sono novità. Due clienti sono andate via prima del ritrovamento del cadavere. E una di loro dice di aver visto una donna uscire dalla cabina della signora Hoffner. Che aspetto aveva? Identico alle altre. Accappatoio bianco, asciugamano in testa, maschera di bellezza bianca. La Wilke afferma che è stata sempre nella sala relax. Ma è possibile che sia andata un attimo nella cabina, abbia ucciso la Hoffner e poi sia tornata dove? Sì, ma qual è il movente? La Hoffner è stata uccisa da qualcuno che sapeva benissimo dove poteva trovarla. Ti sembra possibile che uno entri in un istituto e uccida la prima cliente che gli capita a tiro? No, e poi si tratterebbe di omicidio premeditato. Doveva sembrare una morte naturale. Niente tracce, niente armi, niente di niente. Un piano molto accurato, da professionista. Ragazzi miei, se aveste visto la casa della signora Hoffner, un vero sogno, attico e superattico, con vista su tutta la città, dai boschi al Danubio. Hai dato un'occhiata anche alla casa? Sì, ma non c'era niente di speciale. Ho trovato solo alcune annotazioni, dalle quali ho dedotto che negli ultimi tempi si vedeva spesso con un certo avvocato Baumann. Ah sì? Allora? Sai qualcosa di lui? Qualcosa l'ho saputo dalla vicina di casa, che mi ha visto dallo spioncino mentre uscivo dall'appartamento con lo scatolone. Davvero? E non ha chiamato la polizia? Oh, l'ho mostrato subito il distintivo. È una gentile vecchia signora molto, molto disponibile. Mi ha detto subito che il dottor Baumann vedeva regolarmente l'Hoffner, ossia veniva spesso a prendere la casa. Questo doveva saperlo anche la Wilke. Lei però ha affermato che la sua migliore amica... Non aveva amante. È evidente che ha mentito. Volete sapere chi è il dottor Baumann? L'avvocato che ha trattato il suo divorzio. Leo? Sì? Allora che mi dici? La prima cosa è stata uccisa e seconda avevo ragione io. È morta soffocata per ostruzione alle vie respiratorie. Ah sì? E sei anche in grado di dirmi come sono andati i fatti? Sì, con piacere. La signora era praticamente indifesa e l'assassino doveva soltanto stare attento che la povera vittima non facesse alcun rumore mentre la soffocava. Le avrà messo un asciugamano sul viso? Vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Guarda quel reperto. Lo vedi? Non vedo niente. Ah, aspetta. Adesso? Sembra una fibra. Una fibra di tessuto. Invece è pelle. La vittima lo ha inalato. Da questo posso dedurre che le vie respiratorie sono state ostruite da un oggetto di pelle. Lo hai già analizzato? Mm-hmm. Quella pelle ha delle minuscole tracce di abrasione. Quindi è una cosa ad uso comune. E di pelle. Che cosa può essere?
E che ne so io? Sarà uno straccio, un guanto... Bravo! E se erano guanti di pelle molto spessa, hanno fatto di certo da silenziatore. Ciao, mamma. Qualcosa non va. È accaduta una cosa terribile, tesoro. Renata è morta. Che cosa? Renata è morta, ma non è possibile. Sì, Renata è morta. Si è accorto di niente. È assurdo. Vengo adesso dalla polizia. Perché? Che cosa c'entra la polizia? Sai, la proprietaria dell'istituto di bellezza che ha denunciato il fatto ha paura che si possa credere che sia stato un suo qualche trattamento a ucciderla. La polizia ha interrogato anche te. Oh, sono le seconde domande. C'è la possibilità che Renate sia stato ucciso. È talmente assurdo. Non posso fare niente per te. Fammi un tè, per favore. Rex, rimani qui tu. Il tè è pronto, mamma. Ecco, vedrai, ti farà bene. È quello della polizia. Chissà cos'altro vuole. Se ti importuna, inoltre un reclamo al suo distretto, per favore. È quello che farò. Adesso però è meglio che gli parli da solo. Sasha, hai bisogno di soldi? Sempre. Sì. Mi dispiace doverla disturbare di nuovo, signora, ma ci sono novità. Entra. Però non ho molto tempo. Erano altri tempi quelli. Già. Così sembra. Sappiamo con sicurezza che la sua amica è stata uccisa. È stata soffocata. Ed è possibile che l'assassina sia la donna che una testimone ha visto uscire dalla cabina della signora Hofner. Thank you.
All'ora del delitto lei ha detto che si trovava nella sala relax. Ma nessuno può testimoniarlo e la persona che è uscita dalla cabina della signora Hoffner era vestita come lei. Come le salta in testa di sospettare di me? L'assassino sapeva che la signora Hoffner era nell'istituto e ha avuto la possibilità di muoversi senza essere notato. Tra il colpevole e la vittima c'è quasi sempre un nesso. Che le succede? Posso aiutarla? Le possa. Devo chiamarle un dottore. Le chiamo un dottore. Nessuno ne aveva motivo. Rainata era amata da tutti. Io la conoscevo molto bene. Chi può dire di conoscere a fondo qualcuno? Ciao Carla, disturbo? No, ti presento il signor Moser della polizia. Il mio nome è Bauman. Sono l'avvocato della signora Vicke. Immagino che sei qui per la morte di Rainata Hoffner. Sì. Si è occupato lei del divorzio della signora Hoffner? Sì, esatto. Non è stato molto semplice, ma Renata ne è uscita piuttosto bene. Ha mai avuto contatti personali con la signora Hoffner? Molti anni fa, e poi cosa c'entra? Come fa a sapere della sua morte, signor Bauman? Carla, voglio dire, mi ha avvertito la signora Vicke. Sì, io. Signor Moser, l'avvocato e io dobbiamo parlare d'affari. È una questione urgente, già. Deve proprio scusarci. Vorrei parlare con lei a quattro occhi, dottor Bauman. Domani alle 10 nel mio ufficio. Alle 10 non è possibile, ho un appuntamento. Vogliamo fare alle 10:45? D'accordo. Ehi, adesso che diavolo ti prende? Sembra che non mi vedi da settimane, eh? Strappi il vestito, finiscila. Fermo. Buono, Rex. Fermo. Dove andiamo? Qualcuno con la moto, e allora? Non ti avrai investito, vero? Ti è venuto addosso e tu sei scappato via. Potevi dirlo subito. Su, andiamocene. Vorrei tornare dalla signora Vicke e dirle due paroline. Ma dove... Non è possibile. Non può essere sparito nel nulla. Che cosa ti sei perso? È sparito il mio panino con la salsiccia. Oh, andiamo, forse te lo sei mangiato e non te lo ricordi. Se lo avessi mangiato, come dici tu, ora avrei mal di stomaco, ma non ce l'ho il mal di stomaco. Ti verrà. Non vorrei farmi credere che in ufficio ci sono i folletti, eh? È che il mio... Hollerer. Perché guardi me? Ehi, da dove spunti tu? Da dove vuoi che spunti? Mi ha preceduto. Allora, novità. Ecco, guarda. È un panino. La salsiccia? Non dovresti mangiarla senza pane. Non sei spiritoso. No, ho pensato io ai viveri. Avete controllato l'ex marito della Hoffner? Sì. Ha un alibi di ferro, a quanto pare. Ma ha trovato qualcosa a Hollerer. Non è così? Sì, tra le cose della signora Hoffner ho trovato delle copie di alcune lettere che ha scritto al dottor Bauman. Si tratta di lettere minatorie. Lettere minatorie? Di cosa lo minaccia? La solita storia. Se lo lasciava, avrebbe reso pubblico qualche affaruccio non proprio pulito del dottor Bauman. L'ultima risale a 3 settimane fa. Cosa? Allora quei due avevano ancora una relazione. Bauman avrà voluto farla tacere e... Peccato che l'omicida sia una donna. Si sarà servito di una complice.
Della Vilke, forse. Perché della Vilke? Come ti è venuta questa idea? Primo, era sul luogo del delitto. Secondo, ne aveva la possibilità. Terzo, non ha un alibi. E poco fa Baumann era da lei. Vuoi dire che Baumann è anche avvocato della Vilke? Ah, così sembra. Ma la Vilke non ha un movente. A meno che il dottor Baumann non le abbia chiesto un favore. Ma arrivare addirittura ad uccidere la migliore amica. Grazie. Ah, non si dorme in mia presenza, l'hai dimenticato? Ora me ne ricorderò. Mi avresti salvato se fosse stato in difficoltà. No, ti avrei lasciato affogare. Te lo meriti, lo sai. Te l'ho detto centinaia di volte, la storia con Renate ormai era finita da un pezzo. Ora lo è di sicuro. E per sempre. Anche se Renate era la mia migliore amica, aveva dei piccoli segreti che non mi confidava. Per esempio? Per esempio che voi due vi vedevate ancora. Ho continuato ad essere il suo rappresentante legale, ma solo questo. Renate cambiava discorso quando le parlavo di te. E io sono estremamente gelosa. Per caso le avevi detto che noi due abbiamo deciso di sposarci? No. Lo avevo confidato soltanto a Sasha. Grazie per aver consentito la separazione di Ben. Lo trovo più che normale. Dobbiamo dirlo subito a Sasha, è molto importante. Mi darà sicurezza.
e voglio coinvolgerlo di più nell'azienda. Deve cominciare a darsi da fare. In fondo passerà tutto nelle sue mani. E al più presto, spero. Vieni qui. Pensa quanto tempo avremo per noi. Sasha ha detto che è molto contento che ci sposiamo. Sì, meglio così. Tu piuttosto hai mai accennato a Renate dei nostri progetti futuri? Me ne sono guardato bene. Avrebbe sicuramente detto che correvo dietro ai tuoi soldi. E non le sarebbe piaciuto. Anche lei ti avrebbe voluto. Ma io ho preferito te. E poi ormai, perché parlarne? La faccenda si è risolta. Si è risolta. Con le tue scenate di gelosia. Rex, non devi essere geloso di me. Non te lo porto via. Continua così e vedrai se non finisce male. È una peste, me lo fa tutte le volte. Adesso non lo mortifichi troppo. Non è stato lei a dirmi che il servizio deve obbedire, ma che a casa ha le sue libertà? Sì, ma non ha la libertà di attentare alla mia vita. Vada da lui e cerchi di farsi perdonare. Va bene. Domani. È proprio speciale il suo Rex. Sì, e non le ha ancora mostrato i suoi trucchi migliori. Davvero, sono proprio curiosa. Quella borsa. Prego? Che tipo di borsa è? Che cosa intende? Mi scusi, è una domanda di lavoro. Una borsa così si può comprare ovunque o è piuttosto inconsueta? Inconsueta, direi, è anche molto cara. Posso? Non faccio caso alla moda, ma di tanto in tanto mi faccio un regalo. Mi piacciono le cose belle. Lei comprerebbe una borsa uguale a quella di una sua amica? Sì, certo, perché no? Però dovrebbe piacermi davvero tanto. Mi è venuta un'idea a proposito dell'omicidio all'istituto di bellezza. Due amiche, la stessa borsa, identica a questa. Che si somigliano anche per via della maschera. Qualcuno potrebbe averle scambiate. Vuole sapere qualcosa anche sulle mie scarpe o archiviamo il caso? Ah, mi scusi, era soltanto un'idea. Senta, cosa succede quando si ha l'asma? Asma? L'asma è una respirazione difficoltosa e a causa di una contrazione dei bronchi spesso non si riesce più a respirare. Da un senso di soffocamento. Può capitare che durante un attacco si muoia? Certo, può capitare senz'altro se non si interviene subito. Mi scusi un attimo, devo fare una telefonata a una persona in pericolo di vita. Buonasera, signora. Mi scusi se la disturbo ancora, ma è urgente. Signor Moser, ne parli col mio avvocato. Sì. Sì, Renato e io comprammo due borsette uguali. Come, perché? Che vuole che le dica? Avevamo gli stessi gusti, allora? No, non riesco a capire cosa abbia a che vedere con la morte di Renate. Cosa? Scambio di persona. Volevano che cosa? Crede che qualcuno volesse uccidere me? Questo spiegherebbe perché l'omicidio doveva sembrare una morte naturale. Lei soffre d'asma e potrebbe anche morire. Signora Wilke? Signora Wilke? Sì, penso che abbiano scambiato la Hoffner per lei. È assurdo, questo non ha alcun senso. No, io non ho mai avuto nemici. No, neanche di sesso femminile. Sì, cercherò di fare molta attenzione. Allora? Che sciocchezza, dice che Renata è stata scambiata per me. Questo lo avevo capito. Ah sì, ma questo è il colmo. Sono tutte scemenze. La polizia non sa più che cosa inventare. Era prevedibile.
dice, avrei dovuto chiedere il permesso a Rex. Forse è meglio darci del tuo, che ne dici? Sì, penso proprio di sì. Secondo l'ufficio delle imposte, l'azienda vinicola Wilk è molto solida. Per la precisione è stata definita una vera miniera d'oro. E quel dottor Baumann è l'unico legale della ditta. Ti immagini che parcelle salate? Cioè sì, ma se la Hoffner avesse rivelato tutti i suoi trallazzi, i traffici, temo che avrebbe finito di fare l'avvocato. Buongiorno. Abbiamo passato una lunga e piacevole nottata? Io direi corta. Tra l'altro ho scoperto che era la signora Wilke, non la Hoffner, a dover essere uccisa. Cosa? Ma se è così, tutte le nostre ipotesi vanno là. Ah, tanto non avevamo trovato nessun movente valido per l'omicidio della Hoffner. Se invece avessero assassinato la Wilke, la sua asma avrebbe favorito l'assassino. Se soffoca qualcuno che ha l'asma, si pensa a una morte naturale. Sì, questo è vero, ma allora dobbiamo ricominciare da capo. Sì, ma come sei arrivato a questa conclusione? Grazie alla veterinaria. Ha una borsetta identica a quella della Wilke e della Hoffner. È così. La dolce veterinaria era a casa tua. E chi lo dice che era a casa mia? È inutile, tanto non ci incanti. Non dire balle, tutti gli indizi sono contro di te. Arrivi tardi, sei stanco morto. Rex si è già addormentato, segno evidente che anche lui ha passato la notte in bianco roso dalla gelosia. Confessa i suoi delitti, caro signor Moser. Vi siete bevuti il cervello per caso? Allora, ce l'abbiamo fatta? Diciamo, ecco, che... Sì? Ora ci diamo del tu, va bene? Soddisfatti? È inutile, Stocchi. Temo che abbiamo a che fare con un osso duro. Per oggi non ne caveremo nulla. Non importa. Quando andrò a casa sua mi basterà guardare se ci sono i graffi di Rex sulla porta della camera da letto per sapere com'è andata. Buongiorno, signori. Buongiorno. Si accomodi, prego. Cerchiamo di sbrigarci. Non ho molto tempo. Ah, sì? Deve occuparsi degli affari della ditta Wilke? No. Come vi viene in mente? In fin dei conti, lei è il legale dell'azienda. E poi, in qualità di curatore, amministra anche alcune fondazioni. Mi dica, chi erediterà l'azienda e tutte le proprietà alla morte della signora Wilke? Il figlio. Il suo unico figlio. Si sa che un buon legale ha voce in capitolo e può pensare ai propri interessi. E lei è certo un buon legale. Almeno così abbiamo sentito. Questo cosa vuol dire? Sta insinuando che ho tentato io di uccidere la signora Wilke? No. Ma le circostanze sono cambiate. Se la vittima predestinata era la signora Wilke, dobbiamo controllare quelli con un possibile movente. Ma io non ho alcun movente. In compenso avrà di certo un alibi. Facciamola breve. Dove si trovava ieri mattina tra le 10 e le 11? Stavo giocando a golf. Il club è vicino al Prater. Potete telefonare. Di sicuro mi avranno visto. Oh, dal Prater al primo distretto non c'è molta strada. Potrebbe anche essere andato e tornato. Sì, glielo concedo. Però si ricordi che l'omicidio lo ha commesso una donna. Non ha detto, dottor Baumann. La testimone ha visto quella persona solo di spalle. E dato che era uguale a tutte le altre clienti presenti nell'istituto, ha pensato che naturalmente fosse una donna. Però poteva trattarsi benissimo di un uomo che si era travestito da donna. Questo è davvero il colmo. A proposito, se davvero pensate che sia stato un uomo, non trascurate di interrogare anche il figlio della signora Wilke. Ah, certo, parleremo anche con lui. Ancora una cosa, scusi. Come mai la signora Hoffner la ricattava? Che importanza può avere adesso, se la vittima doveva essere la Wilke? Chissà, non è detto. Non è escluso che lei possa aver ucciso la signora Hoffner, magari per paura di perdere il suo tornaconto con la ditta Wilke. Lei sa che potrei appellarmi al segreto professionale e non dire neanche una parola. Ma io non ho fatto niente. Non ho ucciso Renate, né ho mai attentato la vita della signora Wilke. Inoltre adesso assisto una grossa società di investimenti che... E ha sottratto soldi agli investitori. Lei non ha scrupoli, avvocato. Ma non ci riguarda.
Posso andare? Sì, certo. Ma non si allontani. Arrivederci, avvocato. Sì, sono Oller. Voglio subito un uomo per un pedinamento. Abbiamo fatto sudare freddo il nostro avvocato, eh? Sì, si tratta di un certo avvocato Rudolf Baumann. Poi passerò da voi. Complimenti. È stato un vero colpo da maestro quella frecciatina sulla Hoffner mentre era già sulla porta. Anche tu te la sei cavata bene. Ah, sì? Sì, davvero. A volte metti paura anche a me. Pronto? Sì, sono Moser. Vorrei parlare con suo figlio. Ah, sì? E qua? Non tornerà a casa. Vorrei vedere la sua stanza. Signora Wilke, mi creda, è meglio che collabori con noi. Sì, glielo spiegherò di persona. Grazie. Io vado al campo da golf a verificare l'alibi dell'avvocato. Sasha Wilke è partito ieri in macchina per l'Italia. Qualche giorno di vacanze. Vado a dare un'occhiata. Rex, dai, vieni. Se ti sbrighi, ti compro un bel panino con la salsiccia. Sono giocando. Ah, allora ha trovato qualcosa che confermi i suoi sciocchi sospetti su mio figlio? No, ma comunque non ci speravo. Faccio uscire subito quella bestia dalla stanza. Mio figlio non ha mica. Sì, questo Rex lo ha sentito. Abbiamo finito. Vieni, Rex. La signora che ha visto passare era uguale a quella? Sì. Lei ne è sicura? Forse era un po' più bassa, ma non posso affermarlo con sicurezza. Grazie, signora Stockinger, può uscire. Sta seguendo il dottor Baumann che, indovina un po', si sta dirigendo verso Villa Wilke. No, non ho idea di dove sia la Wilke. Probabilmente è a casa. Rimani lì, Rex. Salve, dottor Baumann. Dov'è la signora Wilke? A quest'ora va sempre a cavallo. Ci sono novità? E come? Abbiamo ragione di credere che la Hoffner sia stata uccisa da un uomo.
Che cos'hai? Vacanza davvero breve. Doveva sembrare un calcio di cavallo, visto che la prima volta aveva scambiato le nate per sua madre. Sasha. Non permetterò che lui mi prenda tutto. L'azienda, la casa. Taci. Voi volevate portarmi via ogni cosa. E questo mio padre non l'avrebbe mai permesso. No, Sasha. Da quando è morto non hai fatto nient'altro che comandare. Hai sottomesso anche l'avvocato, ma con me non la spunterai mai. No, sarebbe rimasto tutto a te. Avevo già pensato tutto.